Buonasera e benvenuti. Truffa e insolvenza fraudolenta. E questa l'accusa a carico di un gestore di un autosalone a Piedimonte Matese. Alle prime luci dell'alba i carabinieri di Piedimonte Matese hanno dato esecuzione ad un provvedimento di sequestro preventivo di 4 autovetture, 2 BMW, una Volkswagen Golf e un Audi 4 per un valore complessivo di oltre 100.000 euro nei confronti di un 38enne gestore di una rivendita di auto appunto di Piedimonte Matese. Il provvedimento di sequestro delle auto è scattato a seguito di una presunta truffa commessa dal gestore matesino nei confronti di una società trevigiana dalla quale aveva acquistato i veicoli pagando con assegni bancari emessi a vuoto. Per questi motivi è accusato ora dei reati di truffa e insolvenza fraudolenta, ma le indagini dei carabinieri continuano e non si escludono nei prossimi giorni ulteriori sviluppi sulla vicenda. Per fronteggiare l'emergenza legata alle difficoltà di conferimento nella discarica di Terzigno per quantità ben precisate per un tempo limitato, si potranno utilizzare le discariche di Savignano Irpino Avellino, Sant'Ammaro di Caserta e Sant'Arcangelo Trimonte in provincia di Benevento. E quando prevede un'ordinanza urgente del Presidente della Regione Campania Stefano Caldoro. Caldoro, vista la legislazione vigente e sentite le amministrazioni provinciali della Regione, non sono d'accordo, naturalmente il Presidente della provincia Zinzi e il Presidente del Consiglio regionale romano, che sono fermi sulle loro posizioni. No alla spazzatura a Caserta. I rappresentanti di 20 comuni dell'Alto Casertano dovranno eleggere oggi 4 delegati per il consiglio direttivo del Parco regionale del Matese. 2 delegati andranno al PD. Oggi si riunisce dunque a Piedimonte Matese la comunità del Parco del Matese per l'elezione dei 4 rappresentanti di competenza dell'organo assembleare che andranno a formare il nuovo consiglio direttivo una volta che la Regione avrà provveduto ad integrare il consiglio con altri componenti provenienti dalle associazioni professionali di categoria e delle associazioni ambientaliste. Il circolo del PD di Alife è in piena attività politica, infatti è già tutto pronto in vista di 2 importanti convegni incentrati sul tema della legalità. Il primo, fissato per le 17.30 di sabato 23 ottobre prossimo, dal tema legalità ed etica pubblica, il secondo alle 10.30 del giorno successivo, che avrà per tema, dice il coordinatore cittadino Gianfranco Di Caprio, la stazione unica appaltante quale strumento per garantire la trasparenza nella gestione dei lavori pubblici. E siamo a Caiazzo. Il presidio sanitario di Piedimonte Matese ha la necessità di sostituire una TAC, così il comune guidato dal sindaco Vincenzo Cappello e la comunità montana del Matese, vista la crisi economica del settore, si sono fatti promotori dell'iniziativa Adottiamo una TAC, un progetto che è stato recapitato a tutti i sindaci del Matesino. Il comune di Caiazzo si è mostrato da subito sensibile al progetto, le ragioni vanno ricercate nella centralità dell'ospedale per il territorio, che rappresenta ormai un punto di riferimento per l'assistenza sanitaria delle popolazioni che vivono nella vasta e disagiata area dell'Alto Casertano, come confermato dal piano regionale. Un'area di circa 6 ettari di terreno contenente rifiuti speciali è stata sequestrata in località Giardini di Villa Literno sulla statale 7 Quater nel Casertano da agenti della squadra mobile e del posto fisso di Casa Besenna in provincia di Caserta. Nella discarica abusiva erano stati sversati
in particolare materiali di risulta delle costruzioni. Sono stati sequestrati anche un escavatore e un impianto di frantumazione dei vari materiali sversati da riutilizzare nell'edilizia, risultati di proprietà di una ditta di Lusciano, un comune dell'Agro Aversano. Una nuova stretta di mano potrebbe mettere fine all'antica rivalità che da oltre 100 anni vede uno contro l'altro i comuni di Teano e di Vairano, ognuno convinto, documenti alla mano, che sul proprio territorio sia avvenuto l'incontro fra Vittorio Emanuele II e Garibaldi. Stufi della ormai anacronistica rivalità, i sindaci delle due cittadine, Raffaele Picerno di Teano e Giovanni Robbio di Vairano, pacifista per natura, cercano di costruire una rinnovata unità, magari con una simbolica stretta di mano. Molte preoccupazioni sono state espresse dalla Lega Consumatori di Caserta per l'atteggiamento che le compagnie di assicurazione stanno ponendo in essere nei confronti dei consumatori per contenere i costi e ridurre gli eccessi. Numerosi consumatori, ha dichiarato Vito Conforti, presidente di Lega Consumatori di Caserta, lamentano di aver ricevuto dalla propria assicurazione, in vista della scadenza annuale del contratto, la lettera di recesso dal rapporto assicurativo, contestualmente all'invio dell'attestazione dello stato di rischio, questo avvalendosi della legge, scontata la motivazione, così come l'assicurato ha la facoltà di recedere dal contratto se rinviene in altro preventivo condizioni contrattuali più favorevoli. Alla stessa maniera la compagnia può decidere di recedere nel rapporto anche per rinegoziare le condizioni della polizza. Ed eccoci alla pagina dello sport con il Napoli. Sarà un San Paolo gremito quello che giovedì prossimo accoglierà Napoli e Liverpool per il match di Europa League. Al momento infatti sono 46.000 italiani già venduti per la gara contro gli inglesi, ma la febbre azzurra non si ferma qui e di giorno in giorno sale anche il numero di biglietti venduti per la partitissima di lunedì prossimo contro il Milan. Al momento infatti sono già 23.000 gli appassionati che si sono assicurati il tagliando per il posticipo della prossima giornata di campionato di Serie A. E siamo ancora nello sport, al basket. Quando arriverà il passaporto, se arriverà, potremo far giocare Williams da comunitario. Queste alcune delle dichiarazioni dell'allenatore della Juve Caserta, Pino Sacripanti, rilasciate al termine del match di domenica scorsa tra i bianconeri e l'Angelico Biella. Dunque nessun problema legato alla condizione atletica di Williams, semplicemente non può giocare a causa del passaporto, si dice bulgaro, che tarda ad arrivare. Consueta pagina del tempo previsto per domani nella nostra provincia, poco nuvoloso o velato, vento da est-sud-est con intensità di 28 km all'ora, con raffiche fino a 33, temperatura minima di 13 e massima di 20. Il nostro TG finisce qui, anche per oggi è tutto, l'appuntamento è a domani, come sempre dalle 20.30 su italianews.info. Grazie per essere stati con noi, arrivederci.